È chiaro che è stata una partita giocata in salita dovuta all'espulsione che ci ha fatto giocare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, però che sia la peggiore. Penso che la squadra si stesse esprimendo lo stesso già nel primo tempo. È un momento in cui stiamo subendo tanti, tanti episodi che ci precludono di giocare sempre una partita in tranquillità o in serenità. Però no, la peggiore no, io ho visto in inferiorità numerica la squadra che ha spinto e ha messo in campo anche tante cose, pur essendo in inferiorità numerica. E chiaramente si è giocato in inferiorità numerica che non era assolutamente facile, è stato un episodio che ci ha condizionato la partita, però nel primo tempo, quando siamo partiti, siamo stati anche subito immediatamente pericolosi, avevamo il pallino del gioco in mano, poi c'è stato 10 minuti in cui la Limolese è riuscita a venire fuori ed era normale anche aspettarselo perché è una squadra che sa costruire, però avevamo concesso poco, c'è stato un tiro che ha scheggiato il palo di Matarese, ma un tiro da fuori area. E un colpo di testa su un calcio d'angolo. Poi non c'era stata pericolosità da parte del Limolese. E passati quei 10 minuti, un quarto d'ora, avevamo ripreso noi il campo, il pallone, stavamo gestendo, anzi, avevamo cominciato anche a far girare la palla con più velocità e a innescare gli uno contro uno, dove li stavamo mettendo in difficoltà. Poi è venuto fuori quell'episodio, ma penso che in inferiorità numerica la squadra si sia espressa, ci siamo esposti a dei contropiedi, ma dovevamo spingere, eravamo sotto ed eravamo in inferiorità numerica, però è stata una partita estremamente diversa dalle altre perché abbiamo giocato 50 minuti in inferiorità numerica. Secondo me ci stiamo un po' facendo annebbiare del risultato. È stato il primo quarto d'ora, penso che noi li stavamo mettendo in difficoltà. Poi è venuta fuori Limolese, che ha qualità tecniche e sa costruire, e ha preso campo. Poi sul finire del primo tempo avevamo già ripreso noi il pallino del gioco e nel secondo tempo in inferiorità numerica il campo e la gestione della palla penso sia stato quasi sempre nostro, con Limolese che ha spesso cercato di rilanciare immediatamente sugli attaccanti con palla alle spalle della nostra linea difensiva. Non lo so, comunque fermo restando che Limolese è una squadra che sa costruire, che ha abilità tecniche e che hanno idee che si muovono d'insieme. Quindi è normale che è anche impossibile pretendere che la palla l'abbiamo sempre noi o che non ci siano dei momenti in cui c'è da soffrire perché gli avversari sono più bravi rispetto al nostro pressing o alla nostra pressione. Una partita secondo me che era da pareggio, perché non ho visto questi Molese così meglio del Teramo. Penso che forse nella prima frazione siamo stati un po' contratti, un po' tesi, perché comunque quello che è successo domenica scorsa un po' c'erano delle scorie. Mi ricordo un palo loro, ma diciamo che poi alla fine non ho visto tutta questa superiorità. Loro portano a casa una vittoria, preso un gol, noi abbiamo preso un gol su un calcio piazzato, purtroppo all'inizio del secondo tempo, dopo 50 secondi, e c'è dispiacere perché secondo me purtroppo sta girando un po' male. Dobbiamo essere però noi bravi a invertire gli episodi a nostro favore, quindi c'è poco da parlare, secondo me, in questo momento, ma tanto da stare uniti e lavorare e ripartire subito poi da martedì, dove andremo a affrontare una squadra che viene da una brutta sconfitta ad Ancona, quindi sarà una partita molto delicata per tutte e due. Beh, mi aspettavo un inizio difficile per via del calendario e per via dei tanti cambiamenti che la squadra ha subito, perché ci sono arrivati 15 calciatori nuovi. È stato cambiato tecnico, direttore, parte dello staff, quindi ci poteva essere un momento di difficoltà per creare una nuova struttura sia di calcio che societaria, quindi ci poteva essere. Peccato perché dai dati
Meritavamo di più, ma dobbiamo vedere quella che è la realtà. Abbiamo 2 punti in classifica dopo 5 partite e, come dicevo prima, dobbiamo subito invertire questa tendenza perché le altre poi fanno i punti e quindi si rischia di rimanere poi sotto. E comunque nel calcio non c'è niente di scontato, questo è un girone equilibrato, anche i risultati di oggi un po' particolari, non c'è niente di certo e quindi probabilmente dobbiamo migliorare in determinate situazioni anche con queste squadre cosiddette inferiori alle altre. Diciamo che è un momento, come ho detto prima, secondo me che sta girando un po' male perché comunque degli episodi, delle cose a sfavore, dobbiamo però pensare a noi, a metterci in riga, a dare tutti qualcosa in più per riportare il Teramo un po' più su in classifica, sicuramente.